Poracci, pronti per i TGA? Se siete tra i nottambuli che decideranno di seguire l'evento dal vivo, l'appuntamento è all'1:30 sul sito Viola. Trovate il link al mio canale in descrizione. Se non avete voglia di aspettare così tanto, sarò ospite del canale Element Gaming TV a partire da 12:30 per un pre-show. Passate perché ci sarà da divertirsi. Invece, per quanto riguarda solo risposte sbagliate, Poracci, posso accettare tutto, VIP con e senza puntini, ma se non mi citate Pamela Anderson in modo entusiastico, stavolta il Google Lens non ve lo faccio passare. Ma che ne sanno i 2000? Con le risposte sbagliate mi avete fatto morire tutti quanti. Tra Barbara D'Urso e DDR ne avete dette di tutti i colori, ma Dragon Leo, con il seguito di Super Princess Peach, mi ha fatto volare. Alla faccia della svolta matura, qui si fa sul serio. Ma bando alle ciance, direttamente da una vostra segnalazione, di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche di notte. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ma così tanto che lo stesso Jeff Keighley in persona mi ha chiesto di andarci piano per non togliere visibilità ai TGA. Caro Jeff, mi dispiace. Oggi parleremo prima della scomparsa di una figura iconica di Nintendo e poi proveremo a lanciarci in delle Poro Prediction per questa sera. Quali saranno i vincitori dei TGA? Aspetto anche i vostri pareri, ma prima vi ricordo che siete obbligati a partecipare alla conquista non violenta di YouTube Italia. Mentre le truppe d'assalto proveranno a sfondare le linee di difesa del sito Viola in un assalto a sorpresa questa notte, noi dobbiamo fornire supporto dalle retrovie. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su Instagram, Telegram e anche Twitch. Non vorrete andare a dormire con i vostri commilitoni sulla coscienza, no? Bene, io ho detto quasi tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e abbiamo fresche delle piacevoli conferme di alcune cose che verranno mostrate ai TGA di questa notte. Rocksteady Games ha annunciato la sua partecipazione all'evento. Questo significa che finalmente vedremo Suicide Squad, Kill the Justice League, in azione. A pubblicare il tweet è stato il cofondatore dello studio e ha allegato anche una breve clip che mostra del footage con l'engine di gioco. E da amante della trilogia di Batman Arkham non vedo l'ora di scoprire di più su questo nuovo progetto. Anche se Interactive è scesa in campo, annunciando che a partire dai TGA la compagnia è pronta a mostrare diversi nuovi progetti, alcuni tra i quali anche inediti. Saber ha messo la firma su ottimi porting per Switch come The Witcher 3 e World War Z e al momento è al lavoro sull'adattamento di Evil Dead che verrà presentato stanotte da Bruce Campbell in persona. Anche qui c'è parecchio hype. Natale è un mese poraccio e pieno di offerte, e quegli spifferoni di D-Labs, gli stessi che ormai da mesi annunciano con anticipo i giochi del Plus, hanno reso noto che l'Epic Game Store regalerà ben 15 giochi in occasione delle feste natalizie. Il primo, offerto il 16 dicembre, sarà Shenmue 3 e ogni giorno ci sarà un gioco differente da riscattare, con l'ultimo che rimarrà per una settimana. Occhi aperti quindi anche dalle parti di Epic Games, potrebbero uscire fuori regali di un certo livello. E chiudiamo parlando al volo di Ubisoft e della sua disastrosa entrata nel mondo degli NFT. Per farla breve, l'azienda ha annunciato che avrebbe iniziato a trasformare gli acquisti cosmetici nei suoi giochi in degli NFT, ovvero in dei file unici di cui si ha una sorta di certificato di proprietà creati da un sistema analogo a quello delle criptovalute. L'idea era quella di iniziare da Ghost Recon Breakpoint, dove i giocatori avrebbero potuto acquistare questi NFT e rivenderli anche al di fuori di Quartz, la nuova piattaforma. Peccato che l'annuncio sia stato accolto in modo estremamente negativo, tanto da generare più del 95% di dislike sotto al video di presentazione. E grazie a dei plugin che consentono di vedere i non mi piace anche dopo che YouTube li ha nascosti, sappiamo le cifre precise. Il video è arrivato ad oltre 22.000 non mi piace a fronte di solo 1.000 like, situazione che ha portato Ubisoft a mettere il video non in elenco, dove comunque continua a raccogliere feedback negativi da parte degli utenti. Quello degli NFT è un terreno molto scivoloso e i gamer sono estremamente diffidenti verso operazioni del genere, soprattutto se proposte da un colosso come Ubisoft che decide di applicarli a uno dei suoi peggiori titoli degli ultimi anni. Voi poracci cosa ne pensate?
Ma passiamo alle notizie del giorno e purtroppo bisogna aprire in modo molto triste. Questo perché è venuto a mancare all'età di 78 anni Masayuki Uemura, un nome che ha fatto la storia di Nintendo. A molti di voi non dirà nulla, ma in realtà si tratta di una delle figure chiave della Nintendo che conosciamo oggi e anche di tutto il gaming. Uemura è infatti uno degli elementi più importanti dell'azienda già a partire dal suo arrivo nel 1972. Da subito diede un contributo fondamentale nella creazione dei primi sistemi Color TV Game, che rappresentavano i primi tentativi di Nintendo di entrare nel mondo dell'intrattenimento elettronico. Ma fu quando nel 1981 il presidente Hiroshi Yamauchi chiese a Uemura di lavorare a un apparecchio in grado di far girare i giochi arcade tramite un sistema di cartucce intercambiabili che l'ingegnere iniziò a concepire quello che poi sarebbe diventato il Famicom, o il NES come è conosciuto in Occidente. A capo della divisione R&D 2, Uemura progettò macchine iconiche come lo SNES, il Famicom Disk System, il Satellaview e anche lo Zapper. Inoltre fu producer di seminali titoli come soccer, baseball, golf e anche di Ice Climber. Senza il suo contributo il mondo dei videogiochi sarebbe stato estremamente diverso ed è giusto ricordarsi che oltre ai volti noti come Miyamoto, Gunpei Yokoi, Yoshiaki Koizumi e Eiji Onuma ci sono tantissime personalità ugualmente fondamentali il cui lavoro ha permesso a Nintendo di diventare un colosso dei videogiochi e Masayuki Uemura era uno di questi. Ma andiamo avanti cambiando decisamente toni, perché voglio lasciarvi con tutte le Poro Prediction dei vincitori dei TGA di questa sera. Ovviamente andremo a vedere solo le categorie più importanti e i miei pronostici saranno soltanto sui probabili vincitori e non su quelli che ritengo meritevoli di portarsi a casa il premio secondo i miei gusti. Per una classifica molto personale dei poti, i Poro of the Year, purtroppo dovrete aspettare fino a fine dicembre, quando arriveranno ben due video, uno sui 10 peggiori giochi dell'anno e uno sui 10 poti. E mentre aspettate con impazienza, ecco quali saranno, secondo me, i premiati ai TGA 2021. Partiamo dal miglior gioco eSport e credo che la scelta possa ridursi allo scontro tra League of Legends e Valorant e voto quest'ultimo giusto perché ha rappresentato un po' una novità negli ultimi anni. Il premio gioco più atteso temo lo vincerà Elden Ring, visto il casino mediatico che si alza ogni nuova notizia riguardante il gioco, ma il mio cuore da Nintendaro vota Breath of the Wild 2. Il miglior debutto indie se lo merita senza dubbio Kena, una produzione che non ha nulla da invidiare a progetti con budget elevati. La categoria Content Creator of the Year non la voto, perché ancora una volta non c'è Poro Michele tra le opzioni. Scandaloso. Il miglior multiplayer? Per il fatto che si può giocare in due, anche online, con una sola copia, voto senza pensarci su It Takes Two, mentre il miglior sportivo è Forza Horizon 5 a mani basse. È strano che non ci sia i football. Invece sui simulativi e strategici sono proprio impreparato. Probabilmente vincerà un nome iconico come Age of Empires 4, ma anche di Inscription ho sentito parlare molto bene. Miglior gioco per le famiglie è una categoria abbastanza complessa. Vorrei troppo che vincesse Wario, ma probabilmente il premio andrà a Mario Party, oppure potrebbe trattarsi del premio di consolazione di It Takes Two. Il miglior fighting va a Strive, un ottimo capitolo di Guilty Gear, che è a sua volta una serie storica, impossibile che vada altrimenti. Il miglior RPG è Shin Megami Tensei 5 e non voglio discussioni. Mentre il miglior action adventure potrebbe vincerlo Dread, visto che di sicuro non si aggiudicherà mai il gioco dell'anno. E il miglior gioco d'azione direi Returnal come sorpresa. Mentre il miglior VR facile che venga assegnato a Resident Evil 4. E sull'accessibilità non so che dire, mi butto a caso. Forza Horizon 5. Miglior supporto per la community va a Final Fantasy XIV Online. Difficilissimo il miglior mobile. Genshin o Pokémon? Dai, mi schiero con Pokémon, perché chi vota Pokémon non perde mai. Miglior indie è un'altra scelta complicata. Probabilmente Kena ruberà la scena a molti, ma Death's Door, porca miseria, quanto l'ho adorato. Miglior gioco che continua, tradotto benissimo, direi che potrebbe essere Final Fantasy XIV, che è considerato uno dei migliori MMO di sempre, ma a questo punto mi sbilancio su Genshin Impact, visto che prima non l'ho fatto vincere. Voto Life is Strange come vincitore della categoria Games for Impact, ovvero quei giochi che trattano temi sociali importanti. La migliore performance va al cattivone di Far Cry 6, anche se Lady Dimitrescu potrebbe rubare la vittoria. E il miglior audio design, voto quello che incontra i miei gusti personali. Returnal è un lavoro magistrale sotto questo punto di vista. Miglior colonna sonora potrebbe veder trionfare il particolarissimo indie di Artful Escape, mentre la Best Art Direction va a Psychonauts 2,
visto che anche lui non ha nessuna speranza di vincere il GOTY. Migliore narrativa? Qui si fa veramente difficile. Probabile che Deathloop ne esca vincitore, ma Psychonauts 2 è una spanna sopra a tutti gli altri. Qui inizia a essere faticoso, è quasi impossibile scegliere la Best Game Direction, un altro premio che Deathloop potrebbe portarsi a casa, ma qui meriterebbero tanto tutti quanti. Quindi voto il meno impressionante, Ratchet & Clank. E in chiusura, per quanto riguarda il GOTY, io ve lo dico, non vincerà mai Metroid Dread, ma è giusto così. A pelle mi sento che Resident Evil batterà tutti, si tratta di un episodio strapprezzato e stravenduto, tra l'altro di una delle saghe più in voga degli ultimi anni. E rispetto a questi nomi, sono elementi che hanno un certo peso, quindi la vittoria del premio Game of the Year la vedo proprio sua. Bene, queste sono le Poro Prediction, ma quali sono le vostre? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a stanotte o a domani, fate un po' voi. Se decidete di passare in live, in caso riposatevi da subito e non nerdate duro, lo faremo insieme a partire dall'1:30, altrimenti a domani. Io sono il Poro Goti, Michele TGA, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Tutto storto. Ok, già meglio. La rifaccio? No, 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 no.